permessi, tolleranza, chiudere occhi, andare da un'altra parte. No, non è questo, perché non ce l'ha mai chiesto nessuno. Per andare a fare la vostra vostro giro avete dei consigli per farlo, diciamo, nel modo migliore. Consigli, perché noi non autorizziamo più niente in tutta Italia, no? Il corpo forestale non autorizza nulla, noi non rilasciamo nessun tipo di autorizzazione. Noi vi possiamo informare di quali sono le leggi che ci sono, nazionali, regionali, quali strumenti di conservazione della natura sono operanti, cioè quali parchi nazionali, regionali, provinciali, oasi, istituti che a vario genere prevedono misure di conservazione della natura o che fanno parte della rete Natura 2000, c'è cioè un'altra frammentazione di aree destinate non da noi, ma dagli amministratori che le hanno scelte. Hanno preso un impegno rispetto a una risoluzione comunitaria della Comunità Europea e hanno deciso che quei territori appunto abbiano una destinazione prevalentemente conservazionistica. Allora, questo è il senso del protocollo d'intesa. Dove questa azione di andare a suonare un campanello viene praticata, dove i nostri uffici aprono la porta, raccolgo anche la sollecitazione di Tony Mori, poi le quattro richieste che ci arrivo alla fine, si possono avere queste informazioni, si può fare questo passo. Poi sta agli enti che autorizzano se tener conto. Io capisco appunto che in realtà paesi come Anghiari, ieri, un paesino di poche migliaia di abitanti, vedere arrivare in un fine settimana di maggio 500, 600, 700 persone che pernottano, che insomma è economia. Nessuno vuole limitare questa possibilità, però è anche vero che in ragione dell'economia, del soldo, non possiamo ammettere che si sacrifichi la natura quando delle leggi impongono che questa venga prioritariamente tutelata. Noi operiamo in questo modo. Assicurata la prevenzione, c'è la repressione per chi sgarra. È il nostro lavoro, non ce ne sottraiamo. Ci chiede Tony Mori continuità col protocollo per il futuro. Noi siamo ben disposti, ben disponibili a proseguire. È una scelta che è stata fatta, che è stata confermata. Striscia Notizia è stata una recente occasione per riflettere, per riconsiderare la situazione, come sono passati questi anni, e se, diciamo, a fronte degli sberleffi che certe associazioni ambientaliste hanno fatto ai nostri vertici, ah, guardate con chi fate gli accordi voi, con quelli che vi prendono in giro, la riflessione è stata no. Siamo persone serie, sono persone serie, continuiamo a dialogare. Vogliamo vedere che questo dialogo porti ulteriori frutti. Se le manifestazioni sportive in qualche modo sono state instradate alla regolarità, alla correttezza, in molte realtà mi risulta che il panorama nazionale delle manifestazioni organizzate dalla federazione è soddisfacente. E questo è un progresso oggettivo che mettiamo in cascina e che dà speranza per l'ulteriore evoluzione, che oltre alle manifestazioni organizzate anche l'esercizio spontaneo cresca culturalmente in educazione. E a chi lo rivolgiamo questo invito? Ai vertici, ormai ce lo diciamo da anni, sappiamo che ci è stato dimostrato che c'è convinzione, sensibilità da parte loro in questo senso, tant'è appunto che l'impegno è stato mantenuto. Lo chiediamo a voi, al territorio, ai motoclub, a chi organizza.
so benissimo cosa vuol dire organizzare una associazione sportiva, dentistica o comunque un'associazione sportiva. Ragazzi, eccomi qua di nuovo. Come può essere un modo club? In ogni organizzazione ci sono quelli trainanti, quelli che seguono, ci sono i contestatori, quelli che comunque in testa non glielo mettere mai. Un ringraziamento però all'operatore che ci ha sostituito. Il club, il gruppo, se non c'era lui eravamo ha persi. Una forza che i singoli non hanno. Allora, noi non vi chiediamo di trasformarvi, se 2000, siete 2000 motoclub, di trasformarvi in 2000 spie, delatori, infami. Non vi chiediamo questo. Vi chiediamo, siate regolatori di voi stessi, abbiate la forza, la volontà, la sensibilità, l'educazione di correggere chi sbaglia al vostro interno. Voi lo sapete chi è, quando, dove, prima di chiunque altro. Come voi lo sanno i cacciatori, rispetto ai bracconieri e tanti altri. E su questo ha perfettamente ragione. Quindi noi vi chiediamo una scelta di campo. Collaborate, partecipate per far sì appunto che una realtà come la nostra, la Domenica, i forestali possano dedicarsi alle altre emergenze che comunque ci sono nel territorio, ma così come noi, poliziotti, carabinieri, finanzieri, le guardie provinciali, le municipali, che gli enduristi non siano un pericolo per il territorio, cioè questo è è un invito alla coscienza, alla responsabilità. Se ci saranno sviluppi positivi, la continuità è assicurata. Se però diciamo vediamo che non cambia la situazione, nessuno ci obbliga a mantenere un rapporto che non è scritto da nessuna parte che debba esistere, è una volontà, se c'è diciamo reciprocità, se questa reciprocità non ci viene dimostrata non tanto dai verci ma nella realtà dei fatti, ognuno ne trarrà le proprie conseguenze, amici come prima, ognuno torna diciamo nei propri banchi. È chiaro che al nostro interno dobbiamo fare uno sforzo di formazione dei nostri apparati, perché appunto nel momento in cui squilli un campanello si accolga come chiunque deve essere accolto e si diano le informazioni che l'amministrazione ha ritenuto dovuto conferire anche ai motociclisti. Reprimere con attenzione per fare l'educazione, e questo diciamo è una regola generale di buonsenso, poi ognuno ha lo stile che ha, e ognuno affronta le situazioni con la propria coscienza, bagaglio di esperienza, capacità. Posso certo dirvi ora quali possano essere le tolleranze ammesse. Però in base all'esperienza vi dico, perché questo lo so, mi viene riferito dal personale e ho sempre apprezzato chi opera applicando il minimo certo, senza arrampicarsi sugli specchi per sanzionare. Questa è una regola di buonsenso che viene normalmente adottata dalla generalità, salvo che atteggiamenti, strafottenza o quando non veramente peggio non richiedono appunto una fiscalità dovuta, adeguata al caso.
io non è che abbia, voglio fare proclami o andare oltre. Questi anni sono stati anni di lavoro produttivo. L'esperienza delle IGAST non la sottovaluterei assolutamente, cioè i vostri istruttori di guida accompagnatori nel territorio. È stata un'idea anche questa, nata da delle esperienze negative, e si è cercato appunto di trovare una soluzione per correggere. Si può fare appunto educazione portando altri nel territorio, accompagnandoli, spiegandoli appunto nella pratica come muoversi, per fargli provare appunto cosa si può fare correttamente. L'altro grande progetto, il cantiere che parte adesso, anche quello è stata un'idea, cosa, all'inizio insomma ci sembrava irraggiungibile, comunque molto difficile. E qui non si tratta, anche qui, di sdoganare il motociclista per dargli una patacca che gli permetta di fare cose che altrimenti non potrebbe fare. Non pensiamo al motociclista soccorritore che sfrutta questa situazione. Noi pensiamo veramente a un contributo concreto che nelle situazioni di emergenza, nelle quali appunto non c'è altra mobilità possibile, noi sappiamo che le moto possono arrivare dove altri mezzi non possono arrivare, quindi nell'emergenza il ruolo del motociclismo fuori strada può essere veramente determinante. E ci sembrava appunto una lacuna del sistema di protezione civile nazionale, così efficiente, efficace, appunto, mancasse di questa specialità. Fatta la proposta, i vertici appunto del sistema l'hanno subito raccolta. E stiamo partendo appunto, prima in Toscana come regione pilota, perché appunto è partita, diciamo, grazie a questi rapporti privilegiati che ci sono stati finora, ma dalla Toscana è ovvio che si dovrà espandere. Oggi è la prima tappa del Giro d'Italia. Io non mi aspetto che domani, dopodomani ci siano soluzioni. Mi auguro appunto che da domani, dopodomani, inizi un rapporto di dialogo, anche di scontro, di vedute diverse, però di dialogo, di volontà di affrontare i problemi insieme. Noi questa disponibilità la confermiamo e vi ringraziamo per la vostra attenzione. Se vogliamo dirlo tutto, ci è sembrato un intervento concreto, attinente e sinceramente interessante. Buonasera a tutti. No, prima di entrare in questa sala ero qui fuori. Vabbè, adesso io farei un'interruzione e poi parlerei con un video. Che diceva